Bentornati. In questa nuova lezione iniziamo a parlare di un altro tipo di modellazione. Come abbiamo visto fino adesso, per modificare una mesh di partenza si entra in Edit Mode, nella quale possiamo selezionare i vertici, gli spigoli o le facce e quindi effettuare delle modifiche. Oltre a Object Mode e Edit Mode ci sono anche diverse modalità di modifica. Quella che andremo a vedere oggi è la Sculpt Mode. Sculpt è quindi una modalità presente in Blender per modificare appunto la geometria, come se, come dice la parola stessa, per scolpire la geometria. In realtà non è semplicemente scolpire, cioè togliere, ma tramite lo Sculpt Mode si può anche aggiungere. Comunque in generale è una modifica più simile a quello che può avvenire in un programma di fotoritocco, quando si utilizzano dei pennelli per aggiungere delle parti o togliere delle parti a delle immagini. La modifica alla geometria avviene modificando la posizione dei vertici. Quindi, se proviamo ad applicarla ad esempio al cubo di base, ci accorgiamo che le modifiche sono davvero minime. Vedete, abbiamo questo cursore circolare che indica il nostro pennello e se proviamo a applicarlo agli spigoli del cubo, sì, qualcosa succede, ma niente di interessante. Questo perché i vertici del cubo sono troppo pochi e quindi Blender può modificarli in maniera molto limitata. Entriamo un attimo in Edit Mode premendo il tasto Tab, selezioniamo tutti i vertici, premiamo W e richiamiamo Subdivide. Impostiamo come numero di suddivisioni 10 e ripremiamo di nuovo il tasto Tab per tornare allo Sculpt Mode. Proviamo adesso di nuovo a applicare la modifica al cubo. Ora le cose sono cambiate notevolmente. Vedete che la modifica è molto più dettagliata, più puntuale, se vogliamo dire. Questo perché adesso abbiamo molti più vertici su cui lavorare. Naturalmente, se torniamo ancora in Edit Mode e riapplichiamo una suddivisione col tasto W, Subdivide, dividiamo ancora per altre 10 volte e torniamo in Sculpt Mode. Adesso l'applicazione del pennello è molto più fluida, molto più dettagliata. Ora la geometria del cubo ci consente di sperimentare il funzionamento di tutti i pennelli che sono presenti di default in Blender. Facciamo clic qui sulla sinistra e vediamo che abbiamo tutta una serie di scalpelli, chiamiamoli così, che ci permettono di ottenere diverse modifiche. Potete provarli liberamente. Fate un po' di esperimenti. Naturalmente è possibile modificare molti parametri del pennello. Intanto la dimensione, radius, è la grandezza dell'effetto, esattamente come succede in un programma di fotoritocco. Vedete questa piccola icona sulla destra? Indica la possibilità di utilizzare una tavoletta grafica per applicare più o meno grandezza del pennello a seconda della pressione della punta. Sotto radius abbiamo il valore strength, che indica la quantità di effetto applicato. Naturalmente 1 è il massimo e 0 è minimo. Vale sempre lo stesso discorso: grazie a questo pulsante sulla destra abbiamo la possibilità di utilizzare la punta della penna della tavoletta grafica per applicare più o meno effetto. Si può usare contemporaneamente anche l'effetto radius. Se avete la possibilità di utilizzare una tavoletta, fate tutti gli esperimenti che volete. Torniamo ora alla scena di partenza. Abbiamo visto che per applicare lo Sculpt Mode a una mesh abbiamo bisogno di molti vertici. Per avere molti vertici possiamo sì utilizzare il comando Subdivide, possiamo applicare il modificatore Subdivision Surface, che funziona però solo una volta premuto il comando Apply. Questo però ci vincola a creare subito tantissimi vertici ai quali poi andremo a modificare la geometria. Un altro sistema è invece quello di utilizzare un modificatore chiamato Multi-Resolution. Multi-Resolution è simile a Subdivision Surface, però non ha bisogno di dover applicare la suddivisione. Partendo per esempio sempre dal cubo, facciamo clic su Subdivide qualche volta, diciamo 4 volte. Adesso, se passiamo in Sculpt Mode, possiamo applicare lo sculpting al nostro oggetto. Tuttavia, se nascondiamo il modificatore, questo ritorna a essere un cubo. Possiamo diminuire le suddivisioni in preview, cioè quando siamo in Object Mode, e possiamo, stando in Sculpt Mode, diminuire sempre la quantità di suddivisioni, però all'interno appunto della modalità di modifica. Tornando in Object Mode si vedono invece le suddivisioni in preview. Infine, il valore render è quello che si vedrà in fase di rendering. Quindi questo sistema ci consente di applicare una mesh
più fitta a un oggetto di partenza e ci consente di tornare anche indietro, aumentare o diminuire questa risoluzione e in qualsiasi momento tornare indietro al nostro cubo. È un vero e proprio modificatore, simile a Subdivision Surface, però utilizzato per lo Sculpt Mode. Un altro metodo è quello di utilizzare esclusivamente lo Sculpt Mode senza modificatori e attivare il Dyne Topo. Enable Dyne Topo, fate clic. A questo punto Blender andrà a creare le suddivisioni solo nel punto in cui ce ne sarà bisogno. Quindi se io adesso vado a applicare il pennello Sculpt Draw, Blender andrà ad aumentare la geometria del cubo solo nel punto in cui io vado ad applicare il pennello. Se andiamo in Edit Mode, vediamo come la geometria si infittisce proprio nei punti in cui sono andato a lavorare. Se io mi avvicino zoomando, posso, riabilitando il Dyne Topo, andare ad aggiungere ancora geometria più in dettaglio. È solo una questione di avvicinarsi al punto in cui si vuole eseguire la modifica. La differenza rispetto al modificatore multi-resolution sta in una geometria differente, vedete che qui si lavora per triangoli e non per facce quadrate, e su un controllo diverso della quantità di poligoni che risultano dalla nostra lavorazione. Bene, detto questo, divertiamoci un pochino con questa bellissima modalità. Ripartiamo dall'inizio, facciamo due esercizi, uno con il multi-resolution, in cui applichiamo 5 suddivisioni, e l'altro in cui applichiamo il Dyne Topo. Sentitevi liberi di provare tutti i vari tipi di pennello. Considerate che per cambiare da un pennello all'altro si utilizzano i numeri della tastiera, quindi 1 per il blob, 2 per clay, clay strips e così via. Con invece Shift 1 si selezionano gli altri pennelli. Quindi fate un po' di prove e provateli tutti, senza naturalmente paura di fare dei danni, perché tanto stiamo sperimentando, un po' come i bambini con la creta. Fate anche delle prove con i vari parametri, radius, strength, eccetera, con questo accorgimento, che quando applicate un pennello, questo aggiunge della materia, diciamo, alla nostra forma. Ma se premiamo il tasto Ctrl mentre facciamo clic con il mouse, l'effetto sarà opposto, cioè andremo a togliere, andremo a scavare. Un altro accorgimento è che durante l'applicazione del nostro pennello, se teniamo premuto il tasto Shift, andremo a richiamare il pennello Smooth, quello che applica una smussatura, quindi andremo a levigare le parti della mesh. Guardate che differenza tra il multi-resolution e il Dyne Topo. Questo è a triangoli, questo è a facce quadrate. Attenzione, ci sono i pro e i contro nei due sistemi differenti. Li vedremo però in una lezione successiva. Per questa vi lascio ai vostri esperimenti, provateli liberamente. E provate a vedere quali sono le potenzialità di questo bellissimo strumento che è lo sculpting. Vi lascio inoltre con un po' di esempi, di immagini di esempio, che possiamo tranquillamente trovare cercando sul motore di ricerca Sculpting Blender. E poi facciamo clic su immagini. Guardate quanti bellissimi esempi ci sono di artisti molto bravi che ci fanno vedere come Blender offre uno strumento davvero davvero notevole. Bene, per questa lezione è tutto. Mi raccomando, fate tanti esperimenti e ci rivediamo alla prossima. A presto!